Benvenuti al nostro TG Sport, cari amici di Telemolise. Iniziamo con il calcio di Lega Pro. Per la trasferta di Gavorrano, fuori per infortunio l'attaccante Konate, in dubbio il recupero di Marino. Si è riaperto anche il caso Giuliano, il portiere del Campobasso, dopo aver giocato domenica scorsa, non ha trovato l'accordo. Non si trova facilmente pace dalle parti di Selvapiana. Terminato un problema, ne inizia subito un altro. Ci riferiamo ai casi di Marino e Giuliano. Proprio nei giorni scorsi il difensore Daniele Marino ha trovato finalmente una ricomposizione con la società rossoblù. Lo stesso giocatore, attraverso alcune terapie mirate, aveva cercato di accelerare il recupero fisico nelle scorse settimane. Marino è di fatto a disposizione, anche se la sua condizione fisica è abbastanza approssimativa. Si confida comunque in un celere ritorno al pari del resto del gruppo. Per Giuliano invece nessun tipo di conciliazione. Dai fatti, cioè dall'impiego del portiere ad Aprilia, sembrava ricucita la frattura con il Campobasso. L'accordo però ancora non esiste. Conoscendo altresì la verve del presidente Capone, non ci meraviglieremmo se decidesse una nuova esclusione per l'estremo difensore campano, che pure sarebbe attualmente molto utile alla causa di Imbimbo. Il Campobasso lavora per preparare la trasferta toscana di Gavorrano. La vittoria inizia a essere un ricordo abbastanza lontano per i rossoblù. L'ultimo e unico successo risale a 40 giorni fa, cioè all'esordio contro l'Interreggio. C'è da sbloccare una situazione di congelamento psicologico dovuto alla mancanza di reti in trasferta, cui segue conseguentemente lo zero nel tabellino dei punti fatti. In Toscana non sarà disponibile il colored Konate. Per Livoriano si dovrebbe trattare del riacutizzarsi di un vecchio infortunio. Non possiamo esprimerci con ufficialità, ma per Konate potrebbero essere previsti dei tempi di smaltimento dell'infortunio anche abbastanza consistenti. Intanto Russotto, centrocampista tanto pubblicizzato nell'ambiente rossoblù e accostato più volte al Campobasso, ha trovato un accordo con il Catanzaro di Cozza. I giocatori a disposizione di Imbimbo rimangono quelli attuali, nessuna integrazione, nessun miglioramento, almeno per ora, malgrado la necessità di apportare correttivi sia evidente. Continuano senza sosta i lavori sul manto erboso di Selvapiana, condotti dalla ditta Garden Motor di Barletta e finanziati solo ed esclusivamente dal presidente Capone. Le maestranze della ditta pugliese hanno distribuito sul terreno una sabbia particolare per favorire il drenaggio dello stesso. Tale procedura dovrebbe portare a un miglioramento nello sviluppo della radice dell'erba. I lavori dovranno essere ultimati entro il prossimo 21, giorno della partita interna del Campobasso contro l'Aquila. Impiantistica sportiva. Verrà inaugurato domani pomeriggio il nuovo campo sintetico di Baranello in contrada Colle Calicari. Alle 15.30 è previsto un quadrangolare tra le scuole calcio di Mirabello, Rocca Ravindola, Fortuna Calcio e la formazione locale. Alle 17 la benedizione con il taglio del nastro, mezz'ora più tardi una partita di vecchie glorie di Baranello, e per finire alle 19.30 la prima gara ufficiale di campionato tra Baranello e Boys Ielsi Mitalzi Lembo. Calcio di Serie D, domenica si scende in campo per la settima giornata d'andata. Al Civitelle sarà derby tra Agnone e Isernia, trasferta Civitanova Marche per il Termoli. Settimo turno per il campionato di Serie D, giornata da circoletto rosso per le squadre molisane. Infatti al Civitelle andrà in scena l'atteso derby tra l'Olimpia, Agnonese e l'Isernia. Trasferta insidiosa invece per il Termoli, che viaggerà alla volta di Civitanova Marche per giocare contro la Civitanovese. Ma concentriamo il focus sul derby molisano. Sono attese davvero scintille, in senso sportivo naturalmente, tra due compagini che cercano senza mezzi termini la vittoria. Secondo posto per l'Olimpia Agnonese, che vuole mantenere l'imbattibilità in campionato e continuare a battere il ferro alla ricerca di altri punti utili per la salvezza, obiettivo reale e dichiarato da tutto l'ambiente granata. Certo, con un pizzico di fortuna l'Olimpia Agnonese avrebbe potuto guidare la classifica di tutto il girone, un dato che ci dà il quadro del grande avvio degli uomini di Urbano, ma anche di un campionato davvero equilibrato. L'Isernia ha ottenuto la prima vittoria della stagione domenica in casa contro la Renato Curia Angolana. Farina chiede ai suoi di mantenere la stessa intensità e maggiore cattiveria per andare ad affrontare il derby in Alto Molise. Il tridente Panico, Artiaco, Vinciguerra ha funzionato e può continuare a farlo, a patto che i tre diano una mano in fase difensiva anche per mantenere la squadra corta. Le due squadre hanno già giocato contro in stagione in Coppa Italia con la vittoria dei biancocelesti. Ora è tutta un'altra storia, il campionato è sempre un discorso a parte. Atteso il pubblico delle grandi occasioni per una giornata nel segno dello sport, del fair play e della molisanità.
Termoli, come detto, impegnato in trasferta. Mancherà il difensore centrale Marcello Corazzini, appiedato dal giudice sportivo per una giornata. Mister Giacomarro deve cambiare qualcosa in difesa e puntare ad una maggiore solidità, anche perché lì davanti, tra Miani e Bartolini, quando c'è da spingere il pallone in rete, non si fanno di certo pregare. Il Termoli deve dare una svolta al suo campionato e serve un'affermazione di prestigio. Seppur la Civitanovese sia in palese difficoltà con soli 4 pareggi, è pur vero che in casa la squadra marchigiana non ha mai perso e il team rossoblù è da sempre al top nel girone F della Serie D, come il quarto posto maturato nello scorso anno. Serve una prova maiuscola per il Termoli, che di certo non mancherà questo appuntamento, anche per dare una grande soddisfazione alla società e ai tifosi, che stanno dimostrando fiducia davvero incondizionata. Calcio a 5 di Serie B, domani seconda giornata di campionato, debutto tra le mura amiche per la Five Campobasso, che alla Palestra Sturzo attende il Monte di Procida con inizio alle 15. Sarà di scena a Marcianise a partire dalle 16 la Esernia. Volley femminile di Serie B2, domani al via il campionato di cadetteria, l'Europea 92 sarà ospite del Corato, mentre la Nuova Pallavolo Campobasso ospiterà alla Palestra di Villa De Capo il Pozzuoli. Entrambe le gare inizieranno alle 18. A proposito della squadra del capoluogo, ai nostri microfoni coach Lucia De Soccio e il centrale Fabiana Aceto. Lucia De Soccio, allenatore della Nuova Pallavolo, parte questa nuova stagione con tante emozioni e tanti obiettivi comunque. Sì, in effetti dopo anni ritorna la B2 a Campobasso, quindi è stato un successo meritato nel tempo, costruito da noi come società, soprattutto perché noi lavoriamo molto con il settore giovanile, quindi sono tutte ragazze che provengono dal nostro vivaio e che affronteranno questo campionato di B2 con grande entusiasmo e soprattutto con grande motivazione. Era da un po' che mancava, diciamo così, la pallavolo che conta qui a Campobasso, e voi avete questo onere ed onore. Certo, sì, in un periodo di, fra virgolette, crisi, dove effettivamente ci sono solo lamentere in merito a questa situazione, soprattutto a livello sportivo, con i tagli che ci sono stati, ci sono grosse difficoltà. Però diciamo che noi, quelli che eravamo 10 anni fa, siamo oggi. Non abbiamo fatto grandi passi allora, che si elargivano anche cifre diverse anche da parte degli enti locali, e comunque non li facciamo anche oggi, nel senso che lavoriamo sulla politica dei piccoli passi con le nostre ragazze, senza fare grossi salti di qualità che potrebbero poi farti trovare nel baratro, soprattutto in un momento come questo. Infatti in passato forse avrete anche calcato palcoscenici di categorie minori, però oggi vi ritrovate in B2 con ragazze del posto. Era questo il progetto? Tu sei giovanissima. Noi abbiamo fatto la B1 con le ragazze del posto e qualche piccolo innesto. Poi per un set retrocedemmo, poi c'è stato un periodo di grande crisi, dove noi come società ci siamo più dedicati alla costruzione di un impianto sportivo che potesse darci poi nel tempo la sicurezza di poter lavorare tranquillamente, e quindi abbiamo, diciamo, buttato le nostre energie più su questa situazione, che a tutt'oggi ci ritorna utile e che ci dà delle soddisfazioni e ci fa stare tranquilli per il futuro. Sabato ci sarà il debutto in campionato contro il Pozzuoli, l'appuntamento dove e quando? Allora, sabato 13, non a caso il mio compleanno, quindi preferirei festeggiarlo con 3 punti magari. È un sogno, però vediamo di realizzarlo, al Pala de Capua, a fianco alla piscina comunale, quindi al centro di Campobasso, alle ore 18. È grande emozione e speriamo di dare soddisfazione al pubblico che ci seguirà. Fabiana Aceto, centrale della Nuova Pallavolo, parte ufficialmente questa stagione con la presentazione qui al Coriolis. Ragazze del posto, ragazze di Campobasso e giovani promesse. Sì, le ragazze sono tutte giovani, c'è qualcuno un po' più grande di esperienza per tentare, insomma, di dargli una mano e fargli fare questa nuova esperienza. Il campionato si inizia questo sabato, noi ce la mettiamo tutta, ce la metteremo tutta. È una bella emozione sia per noi che per Campobasso, infatti ritorniamo in Serie B2 dopo tanto tempo. Facciamo questa presentazione per avere un po' di visibilità e quindi per tentare di portare un po' di pubblico anche nella pallavolo femminile, e speriamo di divertire chi ci verrà a vedere.
Ed infatti dopo la scorsa stagione, che è stata difficile per la pallavolo molisana, visto che è scomparsa anche la Felice Volley, quest'anno sarete voi e l'Isernia comunque a rappresentare la massima espressione della pallavolo molisana. Un onore, però contemporaneamente anche un onere. Sì, è vero. Cercheremo di fare del nostro meglio. Noi sicuramente affronteremo questo campionato con un po' di modestia. Le ragazze sono giovani e noi tentiamo a rimanere comunque in questo campionato. L'Isernia ne farà uno un po' diverso. Spero che riesca a tenere la vetta della classifica e poi vediamo che succede. L'obiettivo è sempre quello di comunque partire alla fine dal settore giovanile per portare per l'appunto le ragazze in prima squadra. Sì, le ragazze devono assolutamente giocare, confrontarsi e crescere. E quest'anno sarà un campionato difficile per loro e altrettanto per noi, perché noi più adulte dobbiamo un po' accompagnarle in questa esperienza particolare, tra virgolette. Ricordiamo in chiusura che sabato giocherete contro il Pozzuoli per l'appunto per la prima di campionato. Diamo l'appuntamento allora anche ai telespettatori di Telemolisa. Sì, sarà tra l'altro una delle partite penso già più avvincenti, infatti il Pozzuoli sale dalla Serie C e sarà abbastanza competitiva. Siamo, diciamo, sullo stesso livello. Speriamo che alle 18 alla nostra palestra, palestra della Villa de Capua, tante persone vengano a supportarci. Basket maschile di divisione nazionale C, domenica al via il campionato del Venafro, che per la prima del torneo giocherà in casa del Lanciano, guidato da coach Salvemini. Palla 2 alle ore 18. Scendiamo nel campionato di C regionale. Per la terza giornata le 5 molisane saranno in campo tutte domenica. L'Isernia ospiterà il Penne, il campo basket che giocherà le partite casalinghe al palazzetto della nuova comunità di Ferrazzano, attende il San Vito Ortona. In casa anche il Termoli contro il Pescara, il Ripa Limosani attende il Sulmona. L'unica a viaggiare è l'NBC, che farà visita all'Atri. A proposito della squadra del capoluogo, ai nostri microfoni il presidente Franco Mancini. Franco Mancini, presidente dell'Olimpia Campobasso, quanta gioia c'è nella vittoria di questo derby molisano contro il Ripa? No, grande gioia, era importante dopo la sconfitta di Isernia, poi trasformatasi in vittoria a tavolino, prendere la marcia sul parquet. I derby fanno sempre storia a sé e si è visto. Il Ripa Limosani l'ha interpretato con grande grinta, con grande determinazione, come era prevedibile. C'è stato anche qualche momento difficile per noi, però abbiamo penso regalato una partita molto divertente, molto coinvolgente a un pubblico straordinario. Penso che la nota più positiva è proprio questa partecipazione ancora così numerosa nonostante la categoria. Si vede che gli appassionati di basket amano sempre questo sport, i colori di questa città, e siamo convinti che regaleremo loro delle soddisfazioni. Una nuova società nata da tante ceneri importanti, un ritorno come presidente nel mondo della pallacanestro da parte vostra, e quanta voglia c'è di riportare grande, come dicevi tu, grande entusiasmo, ma soprattutto grandi livelli in questa città. Bisogna procedere per gradi, proprio perché le esperienze precedenti dimostrano, come dire, che è dura, il momento economico è quello che è, quindi bisogna fare passi proporzionati alle risorse, però coinvolgendo gente, coinvolgendo come stiamo facendo degli sponsor importanti, prestigiosi, potremo cercare di ritornare, come dire, piano piano ai fasti di una volta. Però l'importante è mantenere vivo l'interesse, far uscire dei giovani che stanno emergendo e che stanno ripetendo piano piano le gesta di atleti che in passato hanno dato onore e prestigio al basket locale. Possiamo definire un mix la squadra dell'NBC con giovani di talento e
possiamo dire, anche se sono comunque trentenni, vecchi di esperienza, che sono comunque nati in questa società, come Rosario Filipponio, Luca Antonelli, Elio Scott, tutta gente nata in questa squadra. Sì, sono ragazzi che trasmettono ai giovani soprattutto, come dire, la passione, l'amore per i colori, gli stessi valori, quindi è facile amalgamarsi. Poi anche i giovani hanno bel temperamento, belle qualità, sono stati allenati, come dire, anche dagli stessi tecnici. E poi direi, ecco, agli appassionati di basket, a venire a vedere anche i due nuovi Colored, perché è un piacere vederli giocare, e sono convinto che man mano, integrandosi sempre di più, veramente faranno vedere bei momenti di basket. Equitazione domani mattina presso la sala convegni del CONI. Il presidente uscente della FISE Molise, Daniele Gagliardi, terrà una conferenza stampa di bilancio del quadriennio olimpico appena trascorso. Lunedì invece verrà eletto il nuovo presidente della FISE. La prima convocazione è prevista per le 10, la seconda per le 12. Calcio regionale, la sesta di campionato per l'eccellenza e promozione prende il via con 5 anticipi. Prende il via domani la sesta giornata di campionato per i tornei di eccellenza e promozione. Solo 2 gli anticipi nella massima serie regionale. Una riposata Gioventù Dauna, reduce dalla sconfitta di domenica scorsa contro il Sesto Campano, ospiterà il Campobasso 1919, che dopo aver giocato in campionato contro il Vasto Girardi, mercoledì è sceso in campo nuovamente per gli ottavi della Coppa Italia in casa della Rinascita Bussese. I ragazzi di Lozzi giungono a questo match con 90 minuti in più nelle gambe. Il Venafro domani ospiterà l'Acquaviva Cerrese, altra tegola della giustizia sportiva per la squadra bianconera. Dopo aver perso a tavolino la gara pareggiata contro il Gambatesa, ha perso altri 2 punti in classifica per una penalizzazione inflitta dal giudice sportivo. Adesso il Venafro è sceso a quota 2. Questo potrà far reagire i giovani ragazzi di Mister De Sanctis in 2 modi: o mettere in campo la giusta grinta per riconquistare i punti persi, o far demoralizzare la squadra. D'altro canto, però, i 90 minuti di domani, dando uno sguardo alla classifica, sono alla pari. Infatti la formazione di Cerro al Volturno è ancora ferma a 0 punti. 3 gli anticipi del campionato di promozione. All'Acqua Santiani di Trivento il Real Roccavivara ospiterà il Rocca Sicura. Se i ragazzi di Civico sono a quota 7 punti, ma sono in bilico tra le zone alte e la zona rossa della classifica, il Rocca Sicura, quota 4, ha solo 3 punti in più al Fanalino Ripalimosani. E proprio domani la squadra di Bentivoglio ospiterà, questa volta al comunale di Montefalcone nel Sannio, l'Ostico Biferno, che occupa il secondo posto in concomitanza con Roseto e Santiliana e dista un punto dalla capolista Comprensorio Varanese. A chiudere il programma, questa volta con fischio d'inizio posticipato alle 17, il match tra Nuovo Montaquile e Alife, che si giocherà sul campo di Rocca Ravindola. Entrambe le squadre mercoledì sono scese in campo per la Coppa Italia conquistando un successo ed in classifica sono appaiate a quota 6. Si preannunciano 90 minuti equilibrati. Sarà trasmessa in differita sulla seconda rete di Telemolise la gara Santeliana-Casale Riccia alle 16.30 su Telemolise 2, canale 12, alle 20.30 su Telemolise Sport, canale 112. Parliamo di calcio giovanile. La società del Difesa Grande continua ad essere una delle più prolifiche della nostra regione. Anche quest'anno è partita la nuova stagione. Ai nostri microfoni mister Sorgetta. Mister Leo Sorgetti, allenatore degli allievi della Difesa Grande, una stagione importante, quella che si è appena avviata, una stagione che deve vedere sempre la Difesa Grande in prima linea, ma soprattutto con un unico intento, quello di far crescere i ragazzi in un ambiente sano, quale quello del centro sportivo di Difesa Grande. Sì, infatti è vero, perché quest'anno c'è una nuova realtà, c'è un impianto nuovo, c'è una società nuova, c'è una struttura valida, e tanti collaboratori per i quali, proprio per cercare di aiutare questi ragazzi a crescere in questo impianto nuovo Difesa Grande. Il primis non c'è il discorso risultati, c'è la crescita dei ragazzi che devono crescere tranquillamente nel loro habitat. Soprattutto quello,
noi ci auguriamo che venga anche il risultato naturalmente, ma in primis naturalmente la crescita dei ragazzi sotto tutti gli aspetti, tecnici, tattici e soprattutto educativi. In una serata di presentazione ufficiale si è parlato tantissimo di educazione, la prima cosa è il rispetto all'educazione, sono le norme principali che voi cercate di insegnare a questi ragazzi. Sin dai primi passi di questa nuova società, dove abbiamo deciso di organizzarci appunto per dare a questi ragazzi questa forza, questa educazione, questa nuova educazione che negli anni passati secondo me è stata poco educativa, almeno per quanto mi concerne ho dato poco forse negli anni passati, ma quest'anno darò tutto quello che ho proprio per cercare di dare a questi ragazzi la massima realtà educativa e sportiva naturalmente. Per te è un'altra esperienza importante, sei stato nel Termoli Calcio, settore giovanile, polisportiva Santissimo Pietro e Paolo, difesa grande, sicuramente porterai al loro servizio la tua esperienza. Certamente, io l'anno scorso sono stato a polisportiva San Pietro con molto piacere, con molto orgoglio, l'altro anno sono stato col Termoli, quest'anno con difesa grande, una realtà che io già conosco perché ci sono già stato a difesa grande, quest'anno una realtà nuova appunto perché c'è questo impianto nuovo, c'è questa nuova realtà, questa nuova società sotto la guida di un grande personaggio, un grande uomo di responsabilità e di educazione calcistica, quale è il responsabile Dario Bellomo. Fiore all'occhiello sarà sicuramente questa nuova struttura che avete inaugurato da qualche giorno, sicuramente più stimolante anche per i ragazzi raggiungere questo centro sportivo. È fantastico, io mi auguro che tutte le società ne possano avere una, o possano avere un impianto tale, perché effettivamente lavorare su quell'impianto, lavorare su quel campo è una realtà di cui io non conoscevo se non col Termoli Calcio. E secondo me tutte le società dovrebbero oggi avere possesso di questo impianto. Per chiudere, tanti ragazzi, tanti di marca termolese, ma c'è anche qualcuno che arriva dalle zone limitrofe. Molti arrivano dalle zone limitrofe, abbiamo Bonefro, abbiamo Monteciffone, abbiamo Palata, abbiamo altre, cioè tutti, San Martino in primis, ne abbiamo 6-7 forse di San Martino, Ururi, e quindi sono felice di questo perché è una realtà molisana insomma. Soprattutto. Giovedì prossimo, presso la sede del Comitato regionale CONI di Campobasso, si svolgerà la cerimonia di premiazioni della borsa di studio Angelo Di Bernardo, riservata a studenti e atleti, indetta dalla ditta Sport e Impianti Gioca Gio di Campobasso. Bene, è tutto per questa edizione del nostro TG Sport. Buon pomeriggio.